Nella nuova programmazione, nel PSR, un ruolo fondamentale ha lo sviluppo locale, a cui il piano assegna risorse finanziarie importanti, circa 200 milioni di euro per tutto lo sviluppo locale, ed è una parte della programmazione in agricoltura assolutamente importante, che è stata consegnata, è stata data ai GAL, che sono strumento attuativo della politica locale nella nostra Puglia. Intanto c'è da dire che la politica locale di programmazione è stata assolutamente importante, perché è un pezzo fondamentale della politica agricola pugliese, che ha tentato in tutti i modi di innovare in un comparto fondamentale come quello dell'agricoltura, innovando, cercando anche di introdurre novità importanti, per esempio misure che favorissero la possibilità che i giovani entrassero in agricoltura. Pensate un po' che ci sono circa 49.000 aziende nella nostra Puglia gestite da personale che sta sotto i 35 anni, ed è sicuramente un elemento importante, perché è un elemento che svecchia notevolmente una struttura che era appesantita. La Regione Puglia ha in questi anni favorito lo svecchiamento in agricoltura, ha tentato anche di dare al territorio la possibilità di organizzarsi e di poter utilizzare queste risorse finanziarie per assolvere alle necessità dello stesso territorio. I GAL sono serviti a questi, perché hanno messo insieme il partenariato istituzionale, quindi le istituzioni del territorio, ma anche le associazioni professionali, che insieme hanno tentato di gestire in maniera adeguata, ovviamente tentando di rispondere alle peculiarità di un territorio, come è stato per esempio per il territorio della Murgia. Qui sulla Murgia queste risorse finanziarie sono servite non solo, al comparto primario, ma anche ai comparti che si ricollegano all'agricoltura. Mi riferisco per esempio al turismo, mi riferisco anche alla possibilità di recupero di patrimoni culturali importanti, per esempio le masserie della nostra Murgia. Sono state tutte oggetto di bandi specifici che sono stati utilizzati dagli operatori economici che hanno sicuramente dato una risposta importante alle esigenze che questo territorio avvertiva ormai da anni. Si vuole consolidare tutto questo, si vuole andare ancora più avanti. La cosa importante è che la Regione Puglia in questa fase tenta di dare le risorse finanziarie ai GAL, però favorendo anche i GAL che hanno operato meglio, e questo secondo me è assolutamente importante. Quindi non risorse standard da dare a tutti, ma a quei GAL che sono stati in grado di rispondere meglio, hanno lavorato meglio, anche dei premi di produttività su questo. Io credo che questo sia un elemento fondamentale.